Carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici, carissimi solofrani che anche solo per caso vi trovate a passare in questa nostra piazza, carissimo sindaco, carissime autorità civili e militari di ogni ordine e grado, il mio grazie a tutti voi che avete preso parte a questi tre giorni in preparazione alla festa dei nostri santi patroni San Giuseppe e San Giuseppe Marello. È bello vedere questi due santi che guardano la nostra città. I santi non sono fatti per stare nelle nicchie, ma per scendere accanto alla gente, per stare cuore a cuore con noi. È bello vedere che la nostra Chiesa si affaccia ogni giorno con la sua porta aperta su questa città. E voglio ricordare a tutti che nel cuore di Dio c'è l'attesa di ognuno di noi. I nostri santi ci insegnano che la vita normale, quotidiana, può diventare speciale solo quando Dio prende il primo posto, il sopravvento. E allora l'umile falegname di Nazareth può insegnarci ad amare il nostro lavoro, può insegnarci ad amare la nostra vocazione alla famiglia, può insegnarci a mettersi a disposizione di Dio sempre, a qualunque costo, anche quando quella volontà richiedesse sacrificio. Allora, mentre i nostri santi ci guardano, io vorrei consegnare a San Giuseppe e a San Giuseppe Marello soprattutto i giovani della nostra città, non solo quelli che vivono ogni giorno al centro giovanile San Giuseppe Marello, ma anche quelli più lontani, la gioventù più difficile, quella che mettono qualche volta anche a repentaglio la serenità familiare. E allora voglio consegnarli a te in modo speciale, glorioso San Giuseppe, sposo della Madre di Dio e custode di Gesù. Prenditi cura di ogni bambino, di ogni ragazzo, di ogni giovane della nostra città. Mettici nel cuore l'amore per Gesù. Mettici nel cuore tanta semplicità e anche tanta buona volontà per fare della nostra vita un capolavoro. Grande San Giuseppe.